Dopo il triste spettacolo degli alberi abbattuti al Parco Nord di Milano al confine col comune di Bresso per la realizzazione della vasca di laminazione per il contenimento del fiume Seveso, il lamento degli ambientalisti ora viene dallo scempio che tocca ai tanti nidi, alla brutta morte di scoiattoli e altri animali che le ruspe non risparmiano. Le preoccupazioni vanno anche al futuro dell'area che, una volta disboscata, nelle vasche accoglierà acqua inquinata a poca distanza dalle case. Molti sono i ricorsi e gli esposti per fermare l'opera che sta distruggendo l'intera zona e l'opposizione non si ferma. Appunto, il disboscamento per ora di 4 ettari di bosco, un bosco tra l'altro bellissimo che è cresciuto in 30-40 anni e ospitava tantissimi animali, anche l'assiolo, per esempio, che è un animale molto raro, è un uccello bellissimo, ospitava scoiattoli, ospitava tanti uccelli che nidificavano in quel bosco. Ha creato ovviamente problemi alle persone, gli abitanti di Bresso che stanno lì vicino, ma appunto anche a tutti questi animali. Moltissimi sono morti, tanti nidi sono stati distrutti, per cui ci sono in ballo, da parte di avvocati di varie associazioni animaliste, una serie di esposti. Uno per l'uccisione e maltrattamento di animali in termini di scoiattoli e altro per distruzione appunto di nidi e nidificazioni che sono illeciti, che possono configurarsi come illeciti penali, e quindi si attenderà anche l'esito di quegli esposti, così come degli esposti che hanno fatto i comitati di cittadini e riguardano invece la salute, perché queste vasche di laminazione che verranno costruite al posto del bosco servono sì per contenere le piene del Seveso, ma probabilmente, secondo alcuni tecnici, conterranno acqua inquinata, e quindi i cittadini che hanno i condomini proprio lì vicino sono preoccupati anche per la salute.